Carissimi utenti, a Sessa Orunga c'è un'altra realtà calcistica, si chiama appunto Sessana Football Club, come si può vedere dalle immagini. Una rosa costituita da oltre 30 calciatori, una rosa che ogni domenica gioca in modo costante e continuo. Siamo qui con il mister, ecco, che ci spiega un attimo come mai è venuta l'idea, perché qui ricordiamo che c'è la Sessana che gioca in eccellenza, di costruire un'altra società sportiva. Prego mister. Siamo una società formata da tutti i giovani, autogestita da noi, tutti i calciatori. L'anno scorso abbiamo vinto il campionato amatoriale, Girone Lazio, abbiamo vinto anche la Supercoppa. Ecco, come potete vedere dai volti sono giovani calciatori, dei giovani che ovviamente hanno la possibilità e anche le potenzialità e anche il desiderio di voler cavalcare insomma le classifiche del calcio dilettantistico, vero? E anche quello professionistico. Sì, è vero, di cui abbiamo degli ex, diciamo ex perché sono un po' anzianotti, però sono comunque calciatori ancora che valgono in campo, a questi livelli possono fare la differenza, come un Massimino Gatta, come Pastore Antonio, abbiamo Pelusa Luca, Medrano, Adriano, Marco Corbo, Papa Antonio, poi gli altri sono tutti giovani, diciamo, che hanno giocato pochissimo il calcio proprio a livello di FGC, tutto sempre amatoriale, però ci stiamo divertendo. Bene, ecco, voi avete scelto questa gara per trasmettere la partita perché? È un derby e come ci teniamo noi, spero che sia una bella partita, ci tengono anche l'altra squadra, San Castrese, che sulla carta si chiama Collepiano, però il San Castrese è sempre un derby e per noi è sempre una partita un pochettino sentita. Quali sono gli obiettivi di questo progetto calcistico? Questo è il primo anno e ci vogliamo divertire. Poi l'anno prossimo, però stanno venendo belle soddisfazioni, poi l'anno prossimo si vedrà. Il logo della Sessana Football Club, ecco, questo è un logo che rappresenta il cuore. L'idea del cuore fa venire in mente giustamente che voi amate i colori della vostra squadra. Siamo una famiglia, praticamente ci vogliamo tutti bene, veramente prima di essere calciatori siamo una famiglia, per cui il cuore per l'amore che ognuno prova per l'altro e l'amicizia che ci lega uno con l'altro. Siamo qui con la punta Pastore, ecco Pastore, lei sta disputando questo campionato, come si trova, bene in questa squadra? Sì, sinceramente ho trovato tutti amici e quest'anno ho avuto voglia di stare con loro anche perché me lo sentivo e l'anno scorso c'era un nostro amico che purtroppo non c'è più e allora ho voluto stare con loro proprio per onorare la persona scomparsa.